Ciao a tutti, in questo video anziché mettere me stesso voglio mettere la strada, perché la strada è un po' il simbolo del sentiero, di ciò che noi facciamo per migliorare noi stessi, di un percorso che ognuno di noi deve imparare a fare per stare bene. E la strada che dobbiamo fare è la strada della gestione delle emozioni. Se vogliamo stare bene con noi stessi, se vogliamo imparare a stare bene con gli altri, dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni e gestire le emozioni altrui. Questo può risultare anche complicato, può risultare anche complesso, ma è l'unica cosa, questa strada, questo cammino che dobbiamo imparare a fare se vogliamo avere successo. Avere successo significa essere felici fondamentalmente, perché il successo non è soltanto il successo da un punto di vista materiale, oppure il successo da un punto di vista diciamo economico, finanziario, neanche sentimentale. Il successo è stare bene con noi stessi. Chi riesce a stare bene con se stesso, chi riesce a gestire la propria emotività, sicuramente riuscirà ad essere felice. E quindi il cammino che dobbiamo intraprendere è un cammino interiore. È un cammino interiore che però si manifesta anche attraverso l'esteriorità. Se noi riusciamo a manifestare la nostra, diciamo così, la nostra esteriorità, se noi riusciamo a manifestare le nostre emozioni nel modo migliore, riusciremo comunque ad essere felici. Per fare questo dobbiamo imparare due cose fondamentalmente. La prima è su noi stessi capire quali sono le emozioni che ci coinvolgono, perché se noi riusciamo a capire quali sono le emozioni che ci coinvolgono, emozioni negative ovviamente, perché le emozioni positive vanno sempre bene, cioè se noi riusciamo a capire quali sono le emozioni che ci danno sofferenza ma che comunque ci coinvolgono, avremo un prezioso insegnamento, perché sapremo che strada intraprendere. Quindi una prima analisi di noi stessi è fondamentale, capire se siamo coinvolti dall'abbandono piuttosto che dal rifiuto, piuttosto che dalla disistima, capire quali sono le emozioni negative, capirlo a livello logico, cognitivo. Spesso noi non ci rendiamo mica conto, cioè sentiamo magari di essere attratti da una persona ma non ci rendiamo conto che il vero motivo per cui questa persona ci attrae è perché ad esempio ci somministra l'abbandono piuttosto che ci somministra il rifiuto. Quindi dobbiamo capirlo, il primo punto è capirlo a livello logico-razionale. Se lo capiamo a livello logico-razionale, poi possiamo agire, ovviamente, di conseguenza, andando a cercare di destrutturare quella parte dentro di noi che, diciamo, governa il turbamento. Quindi possiamo andare a destrutturare il turbamento e far sì che non si manifesti più in una successiva occasione fondamentalmente. Quindi la sofferenza deve essere vista come un insegnamento. Spesso non accade questo, spesso noi viviamo la sofferenza non tanto come un insegnamento ma come sofferenza e basta. Questa è la cosa peggiore che possiamo fare nella nostra vita, perché se vivendo la sofferenza fine a se stessa, senza trarne insegnamenti, non faremo nessun cammino, non faremo nessun percorso. Se vogliamo fare un cammino, se vogliamo fare un percorso, dobbiamo imparare. La seconda cosa fondamentale è capire invece quali sono le emozioni degli altri, le emozioni che governano la sfera affettiva e la sfera emotiva delle altre persone, perché in questo modo avremo una possibilità di conquistarla, avremo una possibilità di riuscire a sedurla, a coinvolgerla, andando ad amplificare quelli che sono turbamenti, almeno questi in una prima fase. Poi nell'ambito di una relazione, se diventa una relazione lunga, dovremmo insegnare anche all'altra persona come eliminare questi turbamenti, però in prima istanza dovremmo amplificarli, perché se li amplifichiamo riusciamo a coinvolgere, e ovviamente se vogliamo attrarre una persona dobbiamo in qualche modo coinvolgerla. Questo è l'unico metodo. Quindi acquisire questa sensibilità è la cosa fondamentale. Le altre persone ci comunicano attraverso il loro linguaggio non verbale, ci comunicano attraverso microsegnali, diciamo così, sia gestuali sia comportamentali, quali sono le esigenze emotive.
imparare a coglierli è fondamentale. Dentro di noi c'è questa possibilità, dentro ognuno di noi ha questa possibilità, dobbiamo semplicemente sviluppare la giusta sensibilità, sapere che cosa andare a guardare. Io ho fatto diversi video dove si può verificare che cosa andare a guardare e tra l'altro le stesse cose che possiamo osservare negli altri possiamo osservarle anche su noi stessi. Quindi la comunicazione è la vera possibilità per migliorarci e per intraprendere questo cammino, per intraprendere questa strada. È importante, davvero importante intraprendere una strada, intraprendere un cammino di crescita personale. Se lo farai avrai tutte le possibilità per stare bene, se non lo farai e resterai al palo, sicuramente sarà la tua parte emotiva che ti farà intraprendere un percorso, però non deciderai tu che percorso intraprendere. Come far guidare la tua auto da una scimmia e sperare che, di non avere incidenti. Questo diventa veramente molto complicato. Per cui ti esorto a entrare dentro di te e a vedere ogni sofferenza come un insegnamento. Questo è il primo passo per essere felici e per intraprendere una strada di crescita personale. Per questo video è tutto, ti ricordo che venerdì 21 aprile terrò a Torino un seminario dal titolo Se soffri non è amore, come conquistare la persona giusta. Se sei interessato o interessato, è Torino 21 aprile, ore 20.45, Educatore della Provvidenza, corso 3013. Il riferimento comunque al 333-1511-703 e trovi tutta l'info nel box. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se fare dal vivo o via video. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!